fa, per le 20 di sera, eravamo fuori dagli europei. Una settimana fa abbiamo visto una squadra essere umiliata, essere cacciata a calci in culo dall'europeo e io, forse sono stato io, non ho visto uno che sia uno giocatore piangere. Uno che sia uno piangere. Ieri ho visto una Germania uscire, ho visto dei giocatori, Müller, Neuer, Kroos, vincere tutto quello che c'è da vincere e piangere. Ieri ho visto due ragazzi, ragazzi chiamarli, di 41 e di 39 anni, portoghesi, leggende del Porto, hanno vinto tutto quello che c'è da vincere. Sono stati eliminati, ho visto due uomini piangere. Solo i nostri fenomeni in azzurro non hanno pianto. Anzi, cosa hanno fatto? Sono andati in ferie, ma giustamente e subito sono andati a battere cassa. Però, ancora oggi devo sentire la morale di puntare sul calcio italiano. Sui calci storici italiani. Voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente e continuate a supportarci con i mi piace, commenti e iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per noi è fondamentale perché cresciamo come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuto, più portiamo format, ma soprattutto portiamo qualche ospite. E altra cosa importante, abbiamo anche un secondo canale, dei Guanti TV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. E vi raccomando, supportateci anche sui nostri canali social. Il nostro CT è il CT delle parole famose, degli aforismi, perché le parole famose di Spalletti quali sono? Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. E allora devo dire che tu non sei un uomo forte, caro Luciano Spalletti. Tu non sei un uomo col destino forte, perché un uomo forte, dopo un europeo del genere, non andava in conferenza stampa a trovare tutte le scuse possibili, perché caro Spalletti, lo sapevi benissimo quando hai firmato il contratto che avevi solo 10 partite per qualificarti agli europei e preparare l'europeo. Non era che all'improvviso sono arrivate 10 partite. Invece tu cosa hai fatto dopo l'eliminazione di una settimana fa? Io questo contenuto lo potevo fare tranquillamente 2 o 3 giorni dopo l'eliminazione. No, no, ho voluto proprio aspettare una settimana. Speravo che Spalletti si facesse un'autocritica, cosa che non ha fatto. Oltre a dare la scusa ai giocatori, allo staff, a tutti tranne che a se stesso. Spalletti, tu in 65 anni hai vinto mezzo scudetto. E il fatto che invece di parlare di gruppo, di parlare come questi ragazzi possono crescere, si sentiva dire solo i 10 comandamenti di Spalletti, niente PlayStation, perché noi nelle conferenze stampa di cosa parlavamo? Se i giocatori giocavano alla PlayStation. Io vedo i giocatori della Spagna, giocare alla PlayStation, divertirsi sui social e giocare a calcio, fare gruppo. Una Francia che sta giocando da schifo, una Francia che sta giocando da schifo, ha un gruppo. Ieri io quando vedevo che dopo ogni rigore battuto dai francesi, i giocatori invece che andare ad esultare o tornare subito al centrocampo, andavano ad abbracciare Magnà. Quello vuol dire fare gruppo, non i 10 comandamenti di Spalletti. Perché tu, caro Spalletti, hai rovinato un gruppo. Tu, caro Spalletti, che mi dici devi ringiovanire questa squadra. Signori, se noi andiamo a vedere i calciatori sopra i 30 anni di questa squadra, chi sono? Spiegatemi chi sono. Sono Di Lorenzo, che l'hai messo tu per 4 partite. Un Di Lorenzo che
Per me è un grandissimo giocatore, però il Di Lorenzo di questo europeo ha fatto schifo e avevi un Bellanova che non l'ha messo un minuto. È un tuo giocatore. Darmian è un tuo giocatore, tu l'hai voluto portare. Jorginho è un tuo giocatore, tu l'hai voluto portare. Gli oltre 30 anni che tu mi dici che devi ringiovanire questa rosa, signori, questa è la rosa più giovane, una delle rose più giovani che c'era nell'Europeo. E chi che non c'era? Spiegatemi. Niccolò Zaniolo? E Niccolò Zaniolo? Io mi auguro che con Spalletti possa tornare Niccolò Zaniolo della Roma, della prima Roma. Però non è questo Niccolò Zaniolo che ti fa la differenza. Pochi manca. Che poi andiamo a trovare la scusa, sì, perché poi abbiamo l'altro genio della lampada che è Gravina. Abbiamo la scusa, sì, abbiamo vinto l'Europa Under 18, Under 17, Under 15, Under 20. Ma in quella conferenza stampa ridicola, perché è stata una conferenza stampa ridicola, dove non c'è stata una domanda sul futuro di Gravina, perché non si dimette, che ha parlato di Under 18, Under 17, Under 15, Under 12. Devono fare solo una domanda. Sì, giovani, quanto volete, ma l'Italia parteciperà alle Olimpiadi? Perché se non mi sbaglio, dopo la nazionale maggiore c'è l'Under 21, lì sono tutti ragazzi giovani. Non mi sembra che l'Italia sia impegnata a Parigi 2024. O è una mia, o sono io che sono ignorante e non lo so. E allora, caro Spalletti, uomini forti, destini forti. Non è vero se un uomo è forte, il destino è forte. Il destino te lo crei tu, anche se hai delle difficoltà. Uomini deboli, destini deboli. Queste sono solo retoriche. Perché se tu eri un uomo forte, oggi ti saresti dimesso. In questa settimana ti saresti dimesso. L'unico che ha rigettato il mandato è stato Buffon. E alla fine Buffon, con tutto il rispetto, con tutta la stima di Buffon, lo sapete alla nazionale quanto conta? Quanto il 2 di Bastoni quando comanda denari a briscola. E allora, caro Spalletti, tu hai rovinato un gruppo, tu non sei riuscito a fare gruppo. Io ti dico la verità, nelle due contro le due le quattro semi le quattro squadre che hai giocato ieri, cioè Francia, Portogallo, Germania e Italia e Spagna, l'Italia avrebbe preso solo schiaffi, perché la Francia sì che sta giocando male, però al gruppo l'Italia giocava male, non aveva gruppo. Però tu, oltre a non dimetterti, oltre che ti danno pieni poteri, hai distrutto un gruppo. Io voglio vedere come farai le convocazioni, con quale spirito alcuni giocatori verranno in nazionale quando tu, dopo questo europeo, hai dato la colpa a loro e non ti sei preso le tue responsabilità. Io mi aspettavo un gesto forte da un uomo forte, da un destino forte. Io mi aspettavo le dimissioni che non sono arrivate. Signori, pensate come volete, ma ancora una volta io penso che Spalletti non sia il CT ideale per la nazionale e Gravina si dovrebbe dimettere. Se voi pensate in modo diverso o la pensate come me, scrivete sotto nei commenti. Ciao!